Partita dai mille ricordi quella di oggi all'uscita tra Crotone e Frosinone. Tra titolari e riserve della formazione laziale erano ben 8 gli ex. Tra tutti spiccano Khalil, autore del gol promozione nella finale di Benevento, e il tecnico Moriero, il dimenticato da tutti i tifosi rossoblù. Lerda, causa squalifica e turno di riposo, ridisegna la squadra inserendo Viviani in centrale difensivo collegati a destra e Grillo a sinistra. Esordio per il giovane Perpetuini dal primo minuto, in avanti Mendicino e Gabbionetta e Mazzarani dietro a Bambissuto. La partita inizia bene per i rossoblù, che riescono da subito a chiudere nella propria tre quarti il Frosinone. Gabbionetta appare in gran forma e le sue serpentine saranno micidiali per gli avversari. Al 18esimo Abruzzese fa gridare al gol i sostenitori pitagorici, ma il suo colpo di testa viene respinto da Frattali, che con un gran colpo di reni riesce a togliere la palla dall'angolino basso. Il 4-2-3-1 di Lerda continua a prevalere su quello di Moriero, con Santoruvo che, a parte qualche gomitata di troppo, non si fa mai vedere dalle parti di Concetti. Sul finire della prima frazione il Crotone tenta di sferrare il colpo. Mazzarani ci prova con un gran bolide su punizione. La palla prende il palo esterno e incredibilmente rientra in campo. Subito dopo Grillo affonda in area di rigore e chiede l'1-2 a Mendicino, ma viene esteso dal difensore Ciociaro e l'arbitro Nasca di Bari concede il rigore alla squadra di casa. Sul dischetto va Bonvissuto, che con estrema freddezza spiazza Frattali e porta i suoi in vantaggio. Nono centro in campionato per il bomber siciliano e Crotone che chiude il primo tempo avanti di un gol. Nella ripresa Moriero cambia subito inserendo Guidi al posto di Scarlato. Lerda conferma gli 11 iniziali e i rossoblù colpiscono subito, dopo solo 11 minuti. Galardo innesca Gabbionetta che supera gli avversari con una serie di dribbling in velocità e insacca alla destra di Frattali. Eurogol da parte del brasiliano che quando è in giornata è imprendibile. Il doppio vantaggio spiana la strada agli uomini di Lerda, che non corrono mai grossi pericoli. Moriero inserisce altri due ex, Aurelio e Basso, cercando di dare più spinta sulle fasce, ma i ciociari sono in giornata no e non riescono mai ad impensierire Concetti, che a fine gara risulterà inoperoso. Infatti l'unico tiro verso lo specchio della porta da parte degli uomini in maglia bianca viene parato da Santoruvo. Nel finale crampi per Gabbionetta e Bonvissuto, quindi dentro Cutolo e Ginestra. E proprio la punta di Pozzuoli, pochi minuti dopo l'ingresso, firma il 3-0, mettendo a sedere Frattali. La gara non ha più nulla da dire, il Crotone aggancia il Frosinone a 38 punti e martedì andrà al Menti per sfidare il Vicenza, in attesa di ospitare la Salernitana sabato prossimo.